Bentornati a tutti dal vostro produttore di fiducia, sono Gianluca, come sempre. Vi voglio mostrare come si trattano i meloni. Non so se qualcuno avrà visto, ho provato a farlo in diretta, ma dallo smartphone con l'app ci sono problemi, non si collega e lasciamo perdere. Quindi faccio il video, diciamo, in maniera tradizionale. E lo pubblicherò prima possibile. Va bene, quindi abbiamo intanto c'è da dire che abbiamo visto come trattiamo, cioè quali prodotti, la miscela che prepariamo. Va bene, abbiamo fatto un video, andatelo a vedere, lo metterò nelle schede. Ovviamente se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale. Lì qui in descrizione ci sono sempre link utili da andare a vedere. Soprattutto vi invito ad iscrivervi al gruppo Facebook e c'è il blog anche, dove troverete molti approfondimenti riassuntivi, come ad esempio le dosi tutte dei prodotti precise, la modalità di impiego di questo trattamento che facciamo. Ora, per il video io ho preparato solo dell'acqua col nostro nebulizzatore, va bene, perché giustamente quando si utilizzano determinati prodotti bisogna prendere delle precauzioni. Ora è solo diciamo una dimostrazione, va bene. Quindi ora andiamo nel campo e vediamo come si fa. Si vede già dietro. Fate i bravi picciotti, mi raccomando, tenetevi. Spero si vedrà tutto bene perché giustamente ho un po' di intralcio qui. Devo riuscire. Allora, questi sono i nostri meloni gialli che abbiamo visto già in altri video. Ora mi viene male così. Cacchio. Come posso fare? Allora, prima cosa da valutare sono i meloni gialli. Vedete, c'è il melone. Bene, prima cosa da valutare, fate finta che è una live, ok? Dobbiamo passare ogni due filari, va bene? Noi sappiamo dove sono i filari, anche se ormai non si vedono. Quindi questo c'è, il primo è qui, vedete, c'è un melone, il secondo è qui, questa è la mini anguria veramente. Andiamo nel melone che è più, diciamo, c'è più vegetazione. Qui c'è un altro filare, qua un altro, va bene? Ad esempio potremmo passare in mezzo a questi due filari, va bene? Si vede qualche spazio nel mezzo, così la dimostrazione viene più semplice. Allora, questa è la nostra bacchetta dell'atomizzatore. Mi raccomando, se avete la possibilità, è una che si può allungare, mettetela un po' più lunga, non la mettete al minimo, diciamo, ok? Così, un po' allungata. Non troppo, perché sennò vi verrà male a fare il movimento per trattare durante il trattamento, va bene? Ora lo vedremo. Quindi si inizia ovviamente dall'inizio. Il movimento vi faccio vedere è questo qui. Così, regolare e lento. Poi iniziamo a camminare lentamente e ci inoltriamo. Bene, ora c'è pure un po' di vento. Non so se si vedranno le api, ci sono diverse api che vanno in giro. Si sentono forse o no? Comunque sia, abbiamo detto solo acqua. Voi però trattate sempre, no, voi in generale il consiglio è quello, si tratta o all'alba o al tramonto, quando non ci sono gli insetti utili, va bene? Perché con i nostri trattamenti, anche se sono sostanze naturali, come abbiamo già detto, di origine biologica e quant'altro, se sono insetticidi, insomma, danno fastidio anche agli insetti utili, e noi non lo vogliamo fare, ovviamente. Bene, adesso, scusate, sono emozionato perché prima ho fatto la diretta, ancora ho l'adrenalina. Quindi ora andiamo a vedere come fare per non calpestare. Bene, il piede, vi mostrerò il mio bellissimo piedino. Come si deve mettere? Intanto vediamo il passo e poi faremo il trattamento insieme. Bisogna mettere il piede e dare un piccolo movimento per spostare. Così subito vedremo se lì, vedete, ci sono già i meloni, si vedono, no? Un piccolo movimento così e mettere il piede. L'importante è non calpestare proprio i meloni, soprattutto quelli piccolini, perché li danneggiamo se li calpestiamo. Va bene, quindi nel frattempo trattare così e mettere il piedino. Ok? Bene, quando cosa volevo dire, nel frattempo sono concentrato, ecco, quando stiamo trattando qui la nostra bacchetta, come la chiamiamo noi, deve fare sempre il movimento in maniera regolare, quindi questo, il passo deve diventare ci vuole un po' di pratica, insomma, deve diventare un riflesso condizionato. L'importante è, come ho detto prima, non calpestare i meloni. Se calpestiamo qualche foglia, qualche
è che intanto guardo qui il video, quindi sembro un po' imbranato, ma normalmente è un procedimento. Poi il piede non camminare normalmente, quindi lentamente, poggiarlo lentamente. Se sentiamo che sotto c'è qualche melone, ci dobbiamo fermare ovviamente. Va bene? Dai, spero si vedrà bene perché giustamente qui sono con microfono, smartphone, guardo lo schermo, insomma. Comunque, il concetto è questo. Va bene, in questo modo intanto passeremo ogni due filari, quindi non calpesteremo la metà dei passaggi, va bene? E verrà un trattamento omogeneo perché col passo lento e il movimento che vi ho fatto vedere del nebulizzatore, insomma, della lancia, come, non so come le chiamate voi, verrà il trattamento uniforme, va bene? Lentamente perché andiamo a capire che c'è una massa enorme di vegetazione, quindi dobbiamo applicare un bel po' di soluzione. Niente, io vi rimando all'altro video dove ho descritto la miscela che utilizziamo. Mi raccomando, il blog c'è il riassunto con tutte le dosi, la modalità d'utilizzo e tutto quello che c'è da sapere riguardo questo trattamento, che fra parentesi è buono e ottimo anche per la zucchina, zucca, mini anguria, insomma i cucurbitacei in generale, quindi anche cetrioli. Va bene. Basta, che dire, io vi ringrazio come sempre, seguiteci, fate i bravi picciotti e mangiamo tutti quanti i nostri frutti dell'orto, sani e genuini, ok? Ciao. Wow, che fatica.